È molto importante che questa rotazione dei femori sotto il tronco avvenga con il corpo che prende perpendicolarità rispetto al pendio, perché il movimento può svilupparsi in tutta la sua ampiezza laterale. Se invece siamo indietro con le spalle, arriviamo a un certo punto e da questo punto in poi non si riesce più a dare direzione alla parte bassa, che è quella che poi trasporta la massa grande che gli sta sopra.